dentro di me ero certo che l'avrei baciata. Aspettavamo entrambi che il semaforo diventasse verde. Oh, ma il rosso sembrava dipinto, eh. Attimi interminabili. Poi, finalmente, il verde. Il mio piede destro si muove. Effetto rallenti. Vento nei capelli. Sole sulla faccia. Occhi feriti dal bagliore. E non mi ero accorto che anche lei aveva mosso un piede. Sì, ma il sinistro! Era un buon o un cattivo segno? Vabbè, comunque, dopo uno, due, tre passi e mezzo, sì, ci ritroviamo esattamente al centro della strada. Ci fermiamo, ci guardiamo e ci baciamo teneramente. Suonata la sveglia e Angelina Jolie era svanita. Angelina! Sì, erano i favolosi anni 60. L'anno esatto non me lo ricordo, però ricordo che nel mangiadischi ascoltavo i Rocks e l'Equipe 84, sì, e in TV seguivo il Cantagiro. E ogni sabato, con le 650 lire della mia paghetta, compravo un 45 giri. Le mie estati erano organizzate, diciamo, come sempre. Io, Romano, figlio di un calabrese e di un'altra tesina, mi toccava passare un tremendo luglio di noia in Calabria e un intrigante agosto in Alto Adige. E proprio nel profondo sud, un pomeriggio di caldo insopportabile, andai ad una festa. Sì, lei, una bellissima e deliziosa brunetta con dei bellissimi lunghi capelli neri, sguardo di fuoco, mani sfiorate, e al momento giusto lui, il bacio. Però non lo ricordo. Ma come non te lo ricordi? Sei proprio scemo, stai guardando. Non lo ricordo. Però ricordo il terrore dopo. Sì, perché dopo quel bacio, tutti gli adulti, parenti e non parenti, si avvicinavano e facevano complimenti! Che carina la nuova coppietta, bellini loro! A quando il matrimonio? Matrimonio? Beh, forse scherzavano, ma io mi terrorizzai. E passai il periodo restante della mia vacanza tra le spesse e fresche mura di casa a leggere romanzi, sì, era molto più sicuro. Ma poi arrivò agosto, e quindi il Trentino. E lì ricordo che un pomeriggio andai a ballare con un mio amico in discoteca, sì, e avevo conosciuto un'altra ragazza, una deliziosa biondina, si chiamava Katie. E lì, durante il pomeriggio in discoteca, scattò il mio secondo bacio. Tornammo a casa mano nella mano, sì, la accompagnai perché ricordo che abitava vicino a casa di mia nonna, sì, e sotto casa sua la presi per mano e la baciai di nuovo. E poi lei mi disse: e adesso? Che altro facciamo adesso? Ecco. Che altro facciamo adesso? Cioè, io non ero in grado di darle una risposta, o quantomeno in quel momento, insomma, non mi venne nulla. Però la risentii, sì, la risentii. Anche se un paio di mesi dopo mi mandò una lettera con scritto: non stiamo più insieme. Io mi sono fidanzata con un ragazzo che suona in un complessino e che è venuto anche qui a Riva del Garda. Loro si chiamano Ipu. 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 Dai, ma che cazzo di nome è Ipu? E nel momento più del film in cui il ragazzo mette le cuffie a suo film, ma solo si avvicina lentamente e mi bacia. Dice, il primo passo l'ho dato tutta una festa. Sì, vicino al Colosseo, accompagnato questa mia compagna di classe alla fermata dell'autobus, e tutto tranquillo. Poi lei si ferma, si gira e mi bacia. E poi mi fa: ma Flavio, non si posso vedere che il primo passo l'ho dato proprio a te. Io ho 16 anni, lui ne aveva 17. Un giorno di pioggia sotto l'ombrello davanti
efficacia. Ma provai una sensazione strana, mi sentivo nella prodotti. Ma ragazzi, invece io fra tutti i miei amici sono quello che ancora deve dare il mio primo bacio. Ma quante cazzo tocca a me! Oh, io il mio primo bacio l'ho dato dopo essere stata a McDonald's, avevamo mangiato panino con cipolla, patatine e ketchup, quindi che faccio? Sapevo che ci dovevamo baciare, ho preso la gomma e la mente ha stroncato tutto, no? Questo che fa mi dice, a cosa? A se non te l'hai vista con un amico del bacio! Cioè vai a fare del bello, no? Invece nel mio bacio la lingua mi sembrava un ostrico, uno schifo, bleh. Io sei rimasto una ragazza che ho dato il mio primo bacio mi viene da vomitare. Perché? Aveva il neo col pelo. Il mio primo bacio a 16 anni, 17, ero al parco, a un certo punto mi si avvicina e ci baciamo. Poi lui si prende e mi fa, scusa, apri la bocca. No. E io invece il mio primo bacio l'ho dato ad una ragazza che aveva i baffi. No. Come baffi? Vabbè, era carnevale. Siamo baciati, da lì ci siamo messi insieme, adesso è finita. No.